categoria del 23, ne ha parlato di recente Luca Guercini nel corso dell'intervista, ne abbiamo parlato su ciclismofemminile.blogspot.com che vi invitiamo a consultare. Serve una categoria del 23? Assolutamente sì, perché il salto di categoria da junior elite è pressoché doppio e molti atleti purtroppo non ce la fanno. I team di sviluppo di cui si vocifera sono una toppa peggio del buco, perché comunque le ragazze si troverebbero a correre con atlete di 25, 28, 30 anni che sanno soffrire in bicicletta, che si conoscono, che sono abituate a certe medie, a certi chilometraggi. Quindi servirebbe assolutamente la categoria under 23. Team di sviluppo che potrebbero funzionare se venisse creato un calendario apposito, ma vista la carenza di sponsor e quindi di soldi, per quanto mi riguarda la vedo dura. Purtroppo nel corso degli anni abbiamo avuto sempre questo pastrocchio di junior e under 20, con le under 20 che si sono sempre trovate a correre su percorsi inutili per quella che era la loro formazione a livello atletico, e per converso abbiamo avuto l'Under 23 che hanno sempre corso con l'elite e spesso hanno pagato lo scotto. Quindi abbiamo modo di vedere se il Team World Tour c'è questa volontà di creare delle scuole di sviluppo, si credo, ma si faccia in modo che le atlete possano correre tra di loro, che non vadano comunque a scontrarsi a 19 anni con le varie Van Vleuten, piuttosto che Balsamo, piuttosto che Vimes, e via discorrendo. Perché il rischio, lo ripeto, è quello di perdere per strada un sacco di talenti, perché vengono a mancare le motivazioni, perché ci si deprime, perché non arrivano i risultati, perché gli sponsor, i team manager mettono pressione all'atleta che vogliono i risultati subito e quindi il movimento si impoverisce. Si farà? No, assolutamente no, non ci sarà nessuna categoria under 23, perché, torno a ripetere ancora una volta, perché il dono è sempre quello, servono i soldi, servono gli sponsor. Purtroppo qua sono finiti i soldi, finito amore. Alla prossima.